trovati a Mattino 6 in apertura questa mattina per tutti noi una brutta notizia, la prematura scomparsa ieri sera del nostro collega, collaboratore di TV6, giornalista di Vestina News, Antonio Recanati. Alla famiglia le condoglianze, ad Antonio invece il nostro saluto, ricordandolo con questo video. Antonio Capozzo, non protagonista nei rigori, però protagonista durante i 40 minuti. Bertoni ha rivisto le streghe, poi invece è finita in gioia. Insomma, l'anno scorso è sfuggito per poco, adesso quest'anno c'è. Apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie nazionali e dal mondo, con le prime pagine ora dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera in apertura. Vediamo, svolta di Putin via dalla Siria. Annunciato il ritiro della maggior parte delle truppe, missione compiuta, il fronte, la mossa del Cremlino durante le trattative di Ginevra spiazza gli USA, telefonata con Obama. In centropagina la fotonotizia verso la notte cruciale delle primarie, l'abbraccio di Hillary e le critiche da sinistra. Nel taglio basso vediamo Marco, debole e stanco, parla in dialetto, il pellegrinaggio politico, gli omaggi, Pannella a casa, lotta contro una malattia spietata. In breve, generazioni a confronto, gli under 30 italiani più poveri dei loro padri, in prima pagina dei quotidiani a Radio 3 ogni giorno da 40 anni. Passiamo alla Repubblica, appalti dalle strade agli asili, il sistema Roma è fuori legge, ecco il dossier Cantone, lezioni offese le candidate, Boldrini basta subire. E la vittoria su Alpiago è quello che ci aspetta, la piccola vendetta dell'uomo sul robot. Svolta di Putin sulla Siria, via le truppe, Merkel ammette la sconfitta al voto, ma sui profughi non cambio idea, ha dichiarato. E in breve vediamo la Germania e l'Europa, il laboratorio di Berlino, il populismo della paura. Degli hospital e pasti assistiti, ragazze, vi salveremo, la sfida all'anoressia. Vediamo ancora in breve nei cestini di Natale 60.000 euro di tangenti, a Milano l'inchiesta sul fisco, l'analisi, il sabba delle destre in Campidoglio e la polemica, caro maschio, ci fai ridere. La stampa, Mattarella, populisti in minoranza, Germania, le forze antisistema, riduciamo il diritto d'asilo, Salvini,
pronti ad allearci con loro. Bufera su Bertolaso, Meloni faccia la mamma e non si candidi. Bedorit casalinghe offese, il capo dello Stato dell'Etiopia. La linea anti-immigrati non interpreta l'Europa, paese per paese, ecco l'onda dei movimenti. Ed ancora ripresi i colloqui di pace a Ginevra, Putin via le truppe dalla Siria, ma restano le basi operative, ribaltata la situazione e raggiunti gli obiettivi, in serata una telefonata tra lo zar e Obama. Virginia Raggi, grinta e stile, la Lady Grillina, l'aspetto rassicurante della lotta all'establishment e in centropagina. Invece Zimbabwe, il mistero degli italiani uccisi, padre e figlio freddati da un ranger, due le piste, scambiati per bracconieri o l'omicidio su commissione. Andiamo ancora avanti, il Sole 24 Ore che apre con forti acquisti di BTP, spread verso quota 100, borse europee rialzo tranne Milano, cala il petrolio. Il rafforzamento del QE deciso dalla BCE favorisce i bond dei paesi periferici. Ed ancora Merkel, sui migranti non cambio politica, avanti con l'accoglienza, l'avanzata della destra xenofoba in Germania. La UE ancora frena sui semafori inglesi, slitta ancora la procedura di infrazione sulle etichette contro i prodotti italiani. Nel taglio basso la scelta del Vangelo di San Luca, le tre sfide dei primi tre anni di Papa Francesco. Il Messaggero, appalti, il marcio in Campidoglio, Roma, relazione dell'anticorruzione su tre anni di contratti comunali, sprechi e omissioni, le accuse shock, dal verde pubblico agli immigrati, la richiesta a tronca, pulizia in 45 giorni. Il piano del governo, in arrivo sconti fiscali a chi investe in bond emessi da imprese. Il caso centrodestra, Bertolaso alla Meloni, fai la mamma, la rivolta delle donne in politica. Controcanto, ma la maternità non ha mai fermato ministre o manager. In centropagina la fotonotizia, tre profughi annegano guadando un fiume fra Grecia e Macedonia, la Merkel sui migranti non cambio linea. Siria, svolta di Putin, ritiro delle truppe, missione compiuta, il Cremlino, segnale di fiducia, Assad pronto a nuova fase politica, la Casa Bianca, sorpresa e la strategia, l'obiettivo dello zar, fermare le sanzioni. Vediamo nel taglio basso un casting per la vittima del festino gay, parliamo dell'omicidio Varani, così Prato e Follo selezionarono chi uccidere, acquisiti nuovi atti intanto sul delitto Regeni. PM Romani al Cairo, l'Egitto, collaboriamo, piste aperte. Il giornale centrodestra, la scissione fa paura, caso Roma, la Meloni prende tempo, Salvini si muove dietro le quinte, caos PD, Bassolino si candida per vendetta contro il partito. In centropagina, schiaffo elettorale alla cancelliera, tutti contro Freuch, l'anti-Merkel, un'altra donna scuote la Germania. E i conti sballati, in breve imposte, patrimoniali e banche, la sinistra uccide il risparmio, ancora Milano, la Bedori si ritira, la Grillina umiliata si sfoga, troppi insulti, vi denuncio. In un anno da 39 a 70 milioni i giudici nascondono le spese, 75% in più al CSM, non vogliono mostrare i loro scontrini alla Corte dei Conti. E la ricetta liberale, troppe regole, troppo potere e a quei giudici tributari corrotti nel taglio basso, legge contro gli sprechi alimentari, quei 12 miliardi di cibo che buttiamo via ogni anno, decolla la terza classe, in aereo arriva la last class, così si vola sulle ali della crisi. Infine, Equitalia sequestra il pulmino disabile a un'associazione, pagate troppe tasse. Libero, la resa dei conti, trappola per Berlusconi, Salvini e la Meloni usano le elezioni romane per costringere il Cavaliere a uscire di scena e prenderne il posto, così si perde la capitale, la sconfitta verrà addebitata a lui, ma la vittoria di Parigi e Milano può cambiare le cose. Mamma o sindaco si può, Roma è una catastrofe, è meglio pensare al figlio,
deve essere possibile fare tutte e due le cose. E l'Italia alla Fiera Immobiliare di Cannes, ecco i palazzi in offerta, e Renzi va a vendere i gioielli in Francia. Nel taglio basso, niente controlli sui bilanci, battaglia finale alla Consulta, mossa dei magistrati per il potere assoluto. La camorra fermò Pantani e truccò il giro, medici corrotti per falsare i test, in ballo 260 miliardi di lire. Il Foglio, vediamo da Gustibus, ovvero che cosa significa non cambiare idea sulla musica atonale, sentirsi comunque fighi. Andiamo avanti con il Tempo, vi racconto mio figlio, l'assassino di Luca, parla il papà di Manuel Foffo, è impazzito per droga, oggi mi farò dire da lui la verità, ho cercato di educarlo bene, trovo assurdo pensare che volesse uccidere anche me. In centropagina la fotonotizia, tutti contro Bertolaso per la frase Meloni faccia la mamma, lei replica ce la farò, il centrodestra sempre più diviso, il Parto della Libertà, così titola appunto la fotonotizia, la lettera Giorgia non volevo offenderti, l'editoriale attenti alla pancia dei romani. E il sondaggio che premia la grillina, Raggi avanti di 10 punti su Giachetti. Da giugno ancora nuove regole, bolletta senza spese cambiando operatore. Il CTO non vuole quelli del Vannini, la guerra dei cadaveri fra gli ospedali di Roma. E il test ancora su candidato e alleanze, pure Fratelli d'Italia si fa le primarie online. Il Mattino, PD, nuovo stop a Bassolino, Roma, Bertolaso a Meloni, fai la mamma, Movimento 5 Stelle a Milano, insulti a Bedori, la commissione sulle primarie, nessun broglio, ha vinto Valente, l'ex sindaco presa in giro, non è finita. Vediamo la vignetta, i sassi di Marassi e ancora le interviste del Mattino, Cozzolino, so che Antonio è a disagio, ora ci aiuti a salvare Napoli. L'audio, un ex detenuto nel 99, provette scambiate per le scommesse, così la camorra rubò il giro a Pantani. E nel taglio basso vediamo, Fittopoli, truffa nella clinica del comune, blitz dei NAS, false ricette nella casa di cura, incomodato alla curia. E dal River al Napoli, le 500 volte di Higuain, il Monumentale del Barbeu, San Paolo, i tre palcoscenici del Pipita. Avvenire, basta sgretolare, Bagnasco, le priorità vissute dagli italiani sono lavoro e famiglia, qui bisogna restituire speranza. Aperti i lavori di primavera del Consiglio Permanente della CEI, l'impegno per i poveri, per i migranti, 45.000 accolti e 100 centro il vuoto. La fotonotizia, Merkel e il voto, sui migranti non cambio linea, questo ha dichiarato dopo l'avanzata appunto delle forze xenofobe, negoziato, spiragli in Siria, Putin avvia ritiro di truppe, resta il nodo del ruolo di Assad e raid e arresti, nuova strage ad Ankara e ritorsioni anticurde. Il caso nozze forzate, diamo rifugio a un'afghana, non alla madre, e a Roma l'economia felice, una settimana per studiare il vero benessere. L'unità, stai zitta, a casa e cucina, sei incinta, sovrappeso, non sei telegenica, candidate sotto attacco a destra e tra i 5 Stelle, Bertolaso stoppa Meloni, mamma, e per la Casaleggio SRL a Milano, Bedori è brutta e grassa. Insomma, queste le botte risposta, e in centropagina invece, come nel Medioevo, i rifugiati annegano guadando il fiume. Referendum costituzionale, tutti perché bisogna votare sì. In breve invece il documento, il mio progetto per Roma, Siria, Putin ritira le sue truppe, obiettivi raggiunti, e la Merkel ai populisti, nessun passo indietro sui migranti.
il manifesto Bombe su Kurdistan, sul Kurdistan, la vendetta di Erdogan, attacco in Costa d'Avorio, almeno 18 le vittime, tra cui 4 francesi, Al-Qaeda rivendica la strage sulla spiaggia. E l'annuncio di Putin in Siria, quindi i vertici a Ginevra, via le truppe, obiettivo raggiunto. In centropagina l'Orsa di Berlino, che riporta appunto la foto della Merkel, e nel taglio basso a Milano l'addio al ragazzo del lungo 68 italiano. In breve Napoli, Bassolino bocciato per la seconda volta, una presa in giro ed ancora un contentino per la minoranza, i Democrat, è sempre a Roma, Bertolaso contro Meloni, mamma è quasi candidata. Il Fatto Quotidiano, Etruria, Boschi, diktat sul decreto banche, senza pudore guida la trattativa su popolari e indennizi. E Renzi si vende l'acqua per gonfiare le tariffe, tutto ai privati, oggi no alla gestione pubblica. In centropagina, ritorno al passato, non è un paese per donne, Bertolaso contro Meloni, pregiudizi estetici sulla Vedori, e tra Grecia e Macedonia, i migranti, l'ultimo esodo nel fiume degli annegati, ancora lo scandalo, Vatilix operazione con il ministro, le mail tra Balda e Sciacqui. Vediamo ancora Chiara Appendino, sarò mamma e sindaca senza le quote rosa. Infine, mutazioni, ma perché siamo sempre al telefonino? Che cosa scopriremmo se non lo usassimo più la vita? Ed ora passiamo alla prima pagina dall'edicola del Messaggero, prima pagina dedicata alla regione Abruzzo. Vediamo in apertura con le notizie regionali, vediamo come apre la prima pagina appunto del Messaggero dedicata alla regione. In apertura quindi vediamo l'anteprima, pagina dedicata all'Abruzzo, eccoci, apre con il pedaggio asse, il giallo della lettera, Forza Italia presenta il carteggio tra Regione e Strada dei Parchi, si parla di rischio ticket, doppia smentita da Viale Bovio e dal gruppo Toto, pura fantasia, non siamo interessati. All'Aquila New Tour, rischio demolizione per 18 piastre, e Tirreno Adriatico, sorpresa, la Van Armet, Cepagatti, lo sprint belga, ed ancora uccisi nello Zimbabwe i Chiarelli originari dell'Aquila, partiti da Torni in Parte, una vita tra Italia e Africa con il business dei safari. Vediamo in breve la storia, il re del perdono per la vedova Santarelli, l'incontro con la madre del killer e l'amicizia, ora faranno un evento insieme. In basso le nomine, il commercialista di D'Alfonso in fiera. E con la prima pagina del Messaggero ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Giovanni, buongiorno. Un attimino, vediamo se abbiamo Giovanni in linea. Vediamo, eccoci, qualche secondino di attesa. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Buongiorno Giovanni, allora quali sono gli aggiornamenti per appunto questo weekend? Allora, la situazione meteorologica, Elisa, continua ad essere caratterizzata da condizioni di stabilità, anche se nelle prossime ore assisteremo a delle schiarite un po' su tutto il territorio regionale, con maggior frequenza sulla fascia orientale e la fascia costiera. Ci saranno ancora degli annuvolamenti al mattino, ma con schiarite nel corso della giornata. Tuttavia, dal pomeriggio è previsto un nuovo aumento della nuvolosità a partire dalla Marsica, dall'Aquilano, nonché
sulle zone montuose, con precipitazioni che nel pomeriggio sera, ma ancor più in serata, si estenderanno anche verso il settore orientale. Ci saranno delle nevicate al di sopra dei 900-1000 metri, quindi una situazione che continuerà a manifestarsi questa instabilità anche nella giornata di domani, probabilmente anche nella giornata di giovedì, perché la nostra penisola continua ad essere interessata dall'arrivo di masse d'aria fredda che manterranno attive appunto queste condizioni di instabilità. Ci saranno degli annuvolamenti diffusi anche nella giornata di mercoledì, con delle precipitazioni soprattutto sulla fascia orientale della nostra regione nella seconda parte della giornata. Anche giovedì poi gran parte del centro-sud sarà ancora interessato dal peggioramento, da nubi, da precipitazioni localmente a carattere temporalesco. Quindi questa è una situazione, Elisa, che continuerà a manifestarsi anche nei prossimi giorni. Ci sarà anche una ulteriore diminuzione delle temperature, quindi poche novità, l'instabilità continua, forse uno spiraglio di un miglioramento, ma è da confermare, è previsto per il fine settimana, anche se ovviamente c'è ancora tanta incertezza in quanto si tratta di una tendenza appunto da confermare nel corso dei prossimi giorni, Elisa. Grazie Giovanni, buona giornata e buon lavoro. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ed io ricordo che oltre al sito internet abruzzometeo.it, abruzzometeo.org, potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo oppure attraverso il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande, insomma essere sempre aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria, tra poco. Eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6, continuiamo la nostra rassegna stampa con le notizie regionali dal centro, vediamo le quattro prime pagine dedicate alle quattro province. Iniziamo con la prima pagina dell'edizione dedicata a Pescara. In apertura, la guida dell'auto a 14 e 12 anni a Spoltore, baby ladri con arnesi da scasso bloccati dai carabinieri. In centropagina, prete condannato per abusi a Pescara, la sentenza del tribunale ecclesiastico, accusato di violenza sul ragazzino, passerà 5 anni in monastero. Nelle cronache Soget, le lettere di pignoramento seminano il caos, panico tra i cittadini a Pescara, e sempre a Pescara il processo bimbo ucciso dal treno, in aula il macchinista. In Montesilvano parla l'81enne finito in carcere, fatemi uscire, arrestato per aver rubato, ricordiamo, un DVD. Ed ora passiamo alla prima pagina del centro dedicata alla provincia di Chieti, Lanciano e Vasto. Vediamo in apertura: cari Chieti, in 50 chiedono i danni, assemblea dei risparmiatori beffati, a Vasto blitz della finanza in filiale. In centropagina invece il deputato Di Stefano investe su Chieti e rileva la casina dei Tigli, acquista il bar simbolo con D'Angelo. Rapinano anziani, arrestati a Lanciano, in trappola 5 componenti di una banda locale. Nelle cronache invece, in Lanciano, primarie e veleni, la Piccinini sbatte la porta, in Vasto finti dispersi adesso rischiano una denuncia per falso allarme. In Chieti, acqua e rifiuti si pagano al computer, Chieti si aggiorna. Prima pagina dedicata alla provincia di Teramo invece, vediamo in apertura il quotidiano dell'Abruzzo Il Centro. Bancarotta, barca trovata in Albania, era di una società teramana che l'aveva sottratta al fallimento. In centropagina, 100 giorni agli esami, in 8.000 sfidano la pioggia e il freddo, il raduno degli studenti a San Gabriele. Soget, odissea per pagare, arrivano gli avvisi ma l'ufficio apre solo il venerdì mattina. Nelle cronache, dopo Pasqua aprono due grandi cantieri. Nello sport, Serraiocco, troppo caos, devo lasciare. E i balneatori, dateci 30 anni di proroga, no, quindi alla Bolkestein.
Andiamo alla prima pagina dedicata a L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Vediamo in apertura: start-up per creare occupazione. L'Aquila, super manager americana, valuterà 16 proposte. In centro pagina L'Aquila, i 100 giorni dall'esame di maturità, studenti scatenati, gavettoni in strada con uova e farina. Nelle cronache, scontro in pista, sciatore salvato con l'elicottero. In Avezzano, neurochirurgia, sì all'arrivo del terzo medico. In Sulmona, Gerosolimo spiazza il Partito Democratico di Rapino. Tampona una donna e fugge, capistrello, e caccia all'uomo scappato dopo l'impatto. Ed ora passiamo al quotidiano della provincia di Teramo, La Città. Vediamo come apre questa mattina. In apertura, vediamo l'apertura appunto del quotidiano La Città. Vediamo se riusciamo, eccoci. La Città che apre con i tirocini, Teramo tagliata fuori. In un minuto la regione assegna su internet 240 progetti, nessun contributo per i giovani teramani. In centropagina San Gabriele, il maltempo non frena i maturandi ai 100 giorni, la carica delle penne. Ed ancora comune, non salda il conto in hotel, Giulianova mai pagata la fattura per gli alloggi parcheggio. Ed ora entriamo all'interno della città, vediamo la pagina dedicata alla regione. Non riuscivo a perdonarmi per averlo ucciso. In aula testimonia il macchinista del treno che il 24 maggio scorso travolse il piccolo Francesco Pio Spinelli. Altri testimoni, l'udienza è stata aggiornata al prossimo 11 luglio, quando saranno ascoltati altri testi. Intanto è emerso che il treno viaggiava nel pieno rispetto dei limiti di velocità. Trasporti, pedaggio sull'asse attrezzato, sospiri, impediremo la sua introduzione. Nel taglio basso, assemblea, Alessandro Felizzi, il nuovo presidente della finanziaria regionale. La prima delibera votata dal CDA prevede il taglio del 10% della quota fissa nel compenso dei consiglieri. Ed ora, commercio, gli ambulanti chiedono di spostare il mercato a Teramo, caos furgoni in centro, 200 firme per ribadire la contrarietà all'idea del mercato di qualità senza mezzi. Il problema è che il comune prevede zero furgoni in centro, ma per gli ambulanti i mezzi sono fondamentali per svolgere l'attività. 100.000 euro è la somma annuale che il comune incassa dalla concessione delle piazzole per le bancarelle del sabato. L'assessore Tancredi vorrebbe eliminare i furgoni dal centro non appena conclusi i lavori lungo il corso. E pericolo rientrato, scatta l'allarme antincendio al centro commerciale, un sensore in tilt fa muovere la macchina dei soccorsi, evacuazione poi annullata. Tra le cronache, botte ultra, caccia agli aggressori dei giuliesi, la volante esamina la videosorveglianza per identificare i complici del tifoso teramano già denunciato. Piazza Orsini, la zuffa è venuta sabato notte davanti al locale, il trentenne teramano si è sfilato la cinta per colpire. Furti notturni, i ladri colpiscono ancora la piscina comunale Acquaviva, devastato il locale che ospita i distributori automatici di snack e bevande. Danneggiamenti ancora, vandali alla scuola di Piano Solare, ingenti danni alle cucine. Ed ancora in Teramo, consorzio, uno scatolone vuoto e fatiscente, i cittadini reclamano un intervento di recupero o trasformazione per lo stabile lungo Viale Mazzini. Teramo traffico zero, altre quattro rotatorie in cantiere nella zona nord e nelle frazioni. Villa Ripa chiede un bus e la rotatoria al bivio SS80. Ancora la fotonotizia, i ragazzi della classe 61 di San Nicolò,
Passiamo ancora avanti, vediamo la pagina dedicata alla provincia, Teramo esclusa dai tirocini della regione, nessun finanziamento per la nostra provincia dal progetto Garanzia Giovani per l'inserimento nel lavoro. In appena un minuto sono stati assegnati i fondi relativi ai 240 tirocini finanziabili, di conseguenza il centro per l'impiego di Teramo, che ha inserito le richieste alle 9.01, è stato escluso. La proposta, le risorse secondo il consigliere Di Montorio devono essere ripartite in modo proporzionale. E per quanto riguarda la caccia, Silvio Serrani, l'ATC gestito in maniera autoritaria e antidemocratica dopo l'assemblea di venerdì a Castelnuovo, molti cacciatori teramani chiedono più trasparenza ai presidenti. E la pioggia non ferma la carica dei maturandi, 10.000 ragazzi hanno partecipato ai 100 giorni agli esami al santuario di San Gabriele, queste le foto riportate dal quotidiano appunto La Città, ma anche TV6 ieri era a San Gabriele, vediamo appunto il contributo video. Per migliaia di studenti delle scuole superiori è iniziato il countdown definitivo che li porterà davanti ai commissari dell'esame di maturità e a sostenere la prova finale della loro carriera scolastica. Mancano infatti 100 giorni all'esame di maturità 2016. In Abruzzo, oltre 8.000 studenti hanno scelto di prendere parte all'appuntamento, giunto alla 36esima edizione, al Santuario di San Gabriele. Anche quest'anno hanno partecipato alla preghiera, alle confessioni, alla messa e ovviamente alla benedizione delle penne. Intanto vediamo cosa avete scritto sulle maglie. Sai a memoria? Masci, grazie degli esami, il 14 di marzo torneremo vittorini con qualcosa di Benedetto Trionfanti sui cavalli. Significa? In onore dei nostri professori, che sono i nomi in rosso, scritti in rosso. Il voto che vi aspettate? Ma io spero su 75, 80. Un po' di più, sul 90 dai, 80-90. Dai. 40 religiosi passionisti sono stati a disposizione degli studenti per tutta la giornata, che rispetto agli ultimi due anni è stata vissuta con grande serenità. I 100 giorni di esame è un appuntamento particolare, unico in Italia, perché che abbia uno sfondo anche religioso, in cui i giovani vengono a San Gabriele spontaneamente, liberamente, nessuno li costringe neanche a entrare in chiesa, è particolare. Quindi noi siamo contenti di questa tradizione che si va avanti. Sono contento che come loro sono disposti a vivere questa giornata. Quest'anno abbiamo scelto come slogan anche della giornata: dona la vita come San Gabriele, come San Gabriele dona la tua vita. E in modo particolare dona la tua vita all'interno della misericordia del Padre. Perché quest'anno abbiamo voluto ricordare ai ragazzi che il Papa Francesco ci ha indicato di vivere il giubileo della misericordia, e perché non ricordarlo anche a loro? Come ogni anno, per evitare incidenti e preservare la sicurezza dei ragazzi, le autorità locali hanno messo a punto un piano antidroga e alcol con controlli e presidi su tutta l'area. Presenti quest'anno anche 3 unità cinofile. 60 conti fatti, ne usciremo soddisfatti. Sì. Sì. Come ti senti per gli esami? Ah, carico. Questo giorno come lo stai vivendo? È molto felice che almeno ci siamo arrivati a questo giorno. C'è sempre un po' d'ansia pre-esame, però una cosa tranquilla, dai. Lo supereremo, siamo piano, ottimisti. Piano, sì, dai. Siamo prontissime, sì. Siamo nate pronte. Avete fatto già la benedizione delle penne? Certo. Sì, ovviamente, quella. Sei pronto? Sì, sono prontissimo. Le magliette cosa avete scritto? Spiega tu. Vediamo se si capisce. Lei ha capito questi che cosa esami ci mettono. F fratto S. Pressione. Forza su superficie, pressione. Ok, poi io non la leggo però. Così tanto berremo che a dell'Hospital finiremo. Legge dell'Hospital. Quindi all'ospedale. Cioè finiamo all'ospedale. Due teoremi di matematica. Sì. 100 giorni sono tanti, ma l'esame che li canti. E dietro, maturi domani, maturandi mai. Rio e so carino, la 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 la. Se ce l'hanno nu terzino, la 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 la. Allora in bocca al lupo. Andiamo avanti, Isola festeggia i 100 anni di nonna Rosina, centinaia di persone al Pala Isola per rendere omaggio alla donna che ha fatto la storia del borgo. Cimitero di Campli, quaresimale, noi le spese le abbiamo tagliate. Ed ancora vediamo
In Val Vibrata gli esclusi dal PD fanno ricorso alla commissione di garanzia per quanto riguarda il tesseramento. Piano traffico, Viviani scrive al Ministero, il segretario del PD: è obbligatorio dal 96, chiesto un commissario. Civitella, il sindaco sapeva da diverso tempo dell'arrivo dei migranti a Rocche. Giudiziaria, vediamo a Sant'Egidio un processo anche sulle carte mai consegnate. L'ex socio Gabriele Maloni accusa il legale rappresentante della società Baronet, finito a giudizio. Ed ancora vediamo a Giulianova, causa da 83.000 euro contro il comune, mai pagato il debito con l'albergo utilizzato come casa parcheggio. Quartieri, domani sera riunione dei comitati giuliesi in sala Buozzi. Il parassita, vediamo, la processionaria c'è ancora, gli studenti del Curie lanciano l'allarme. La polemica, la Iulia Servizi venduta solo per fare cassa. Per Arboretti l'amministrazione non ha neppure vagliato le ipotesi alternative. Ed ancora, piano spiaggia, un regalo ai balneatori, l'ex consigliere Mantini critico per la cessione della Pineta agli chalet, la Pineta a Pineto. Anche i trabocchi non sono realizzabili a causa delle acque poco profonde lungo la costa della città. A Roseto, se arriveranno altri migranti, il comune deve dirlo ai rosetani, quanto dice il Fronte Nazionale. Sempre a Roseto, firmata giovedì la convenzione per donare i libri al centro anziani, e pronti i bandi per assegnare i posti alle imbarcazioni. A disposizione 20 postazioni di allaggio per piccole imbarcazioni e 4 per i pescatori. Silvi, la maggioranza traballa anche sui rifiuti, non è solo il PRG ad impensierire. Francesco Comignani, le divergenze con SEL riguardano anche l'igiene urbana. E il referendum, nasce il comitato antitrivelle che unisce le terre del Cerrano. Pineto, nel taglio basso, l'esposizione di Anna Dell'Agata, Villa Filiani, resterà aperta fino a lunedì prossimo, la mostra su opere e documenti dell'artista. Cultura, Teramo Poesia compie 10 anni, Enrica Salvatore, traguardo importante, l'edizione 2016 toccherà anche Atri. E questa era l'apertura della pagina dedicata alla cultura del quotidiano La Città. Adesso torniamo al Messaggero per entrare all'interno. Abbiamo visto la prima pagina dedicata alla regione, vediamo invece all'interno: trappole, tradimenti, le notti senza stelle per PD e Forza Italia, Rapino alle prese con il caso Sulmona e i malumori aquilani. Pagano esulta, ma il partito ha espresso poco alle primarie. Il segretario Gerosolimo chiarisca la sua posizione. Sull'altro fronte, Febbo a testa bassa, Chiodi smorza i toni. E la tragedia, uccisi in Zimbabwe, shock a Torni in Parte, trasporti, la presentazione, due bus a misura di disabile. In fira il commercialista di D'Alfonso, Felizzi presidente, si seguo anche le sue questioni, ha dichiarato. Micucci resta da DG, il CDA ristretto a tagli agli stipendi. Prima pagina dedicata a Pescara, la lettera che parla di pedaggio. Forza Italia svela il documento in cui D'Alfonso ammette il rischio dell'asse attrezzato Pescara-Chieti a pagamento, l'argomento al centro del dossier di Strada dei Parchi, che però nega: non saremo noi a gestire la tratta. E Città in Cinema, Chuck con Argentero a Pescara Vecchia, Claudio Amendola sceglie Via delle Caserme e Colle del Telegrafo come location del nuovo film Sopralluoghi Top Secret. Entriamo all'interno, a 14 anni va a rubare guidando l'auto, baby ladro fermato con la Xaxo, segnata da molte vittime dei furti in casa, a bordo anche il complice di soli 12 anni. E sono rom arrivati dai campi di Roma, decisivo l'aiuto della gente dopo i colpi seriali nella zona di Spoltore. E botte alle commesse di Callio per rapinatrice bloccata dal vigile, eroe dopo l'inseguimento.
La lezione Creatività e ricerca, grandi chef in cattedra per i ragazzi del De Cecco, teoria e prassi nel corso di una giornata che ha previsto anche esibizioni ai fornelli. E l'incontro via Missiconi, il sindaco spiega i lavori contro gli allagamenti. Ancora l'incidente, vediamo a Chieti, il bambino gattonava sui binari, ho frenato e azionato il fischio, ma fermarsi in tempo era impossibile, il drammatico racconto del macchinista. Sfilano i testimoni al processo per la morte del piccolo Francesco Spinelli, travolto da un treno il 24 maggio 2014. Il paese in lotta, penne, i commercianti si tassano per la trasferta degli operai della Brioni. In breve l'interrogazione, in cella 81 anni, il caso in Parlamento. E dopo le primarie, Martini già al lavoro sul programma pranzo del Fair Play con lo sconfitto. Cose buone, alimentari e ristorazione, parata di Big al Saral Food. Ed ancora traguardi, i 100 anni del maresciallo, festa grande per Morelli. L'Aquila, vediamo sul master plan, va in scena lo scontro nel PD. Benedetti convoca un consiglio sull'argomento invitando D'Alfonso e scoppiano i mugugni nel partito non concordato. Una riunione appunto della segreteria comunale è in programma a giorni per un chiarimento. E l'emergenza a Newton, sono 18 le piastre che ora rischiano l'abbattimento, controlli serrati negli insediamenti di Sassa, Rischia, case di Preturo, Colle Brincioni e Coppito. E la ricostruzione, Roma sblocca progetti per 80 milioni di euro, finanzieremo il bando De Minimis per il commercio e la nascita di una scuola internazionale di studi. Truffa agli anziani, scatta la controffensiva, il Comando Provinciale dei Carabinieri lancia una campagna di sensibilizzazione in accordo con la Prefettura e i Vescovi, la tecnica più gettonata era giro del finto avvocato o dei finti rappresentanti dell'arma con tanto di divisa. A Campo Imperatore, risolto il guasto all'hotel, è tornata l'acqua ed ancora le radici e le ali, il nuovo libro di Palmerini. Nel taglio basso vediamo l'evento, processione del Venerdì Santo, i simulacri esposti in Basilica per la prima volta dopo il sisma, il corteo tornerà a partire da centro San Berardino. Il simbolo, lavori per 14 milioni di euro all'emiciclo, decisione finale del Consiglio di Stato e San Pio delle Camere, altro maxi furto di rame, il bottino è di 30.000 euro. Le aule sull'Arsa, vertice con D'Alfonso per giurisprudenza, subito il cambio di destinazione d'uso per poter usufruire degli ex granai del Principe e poi aprire anche ad altre facoltà ad Avezzano. E vediamo in breve Ovindoli, blitz nei ristoranti dei Carabinieri NAS, Sulmona, debiti del comune, appello a vigilare. Valsorano entra in un bar con la pistola. E a Castel di Sangro, brucellosi, bovina e boom di casi, sono risultati positivi anche alcuni allevatori sottoposti a terapia antibiotica. Pagina dedicata a Chieti, Palatricalle, lo scontro è totale di Cosmo, comune debitore, l'ente da ora entra solo chi paga, si va verso l'ok con Teat Servizi, la replica della Pallacanestro Chieti, grazie a noi risparmiati 168.000 euro. E la tradizione, vediamo, percorso ridotto della processione, raccolte le firme nei quartieri, il personaggio, premio Penne, Giancarlo Giannini, incanta l'università. A Poltrone l'annuncio del presidente Corbo, Chieti solidale, direttore a tempo pieno, sicurezza urbana, studio dell'Ateneo, la città che cambia, il professor Canzano, diverse sono le esigenze tra i residenti del centro e quelli dello scalo. Vediamo ancora a Lanciano, rapine, scippi e furti, 5 persone fermate dai carabinieri, arrestati grazie alle telecamere che hanno ripreso i gravi episodi, 3 pensionati picchiati, un 6° nei guai per aver rubato un furgone.
E a Castelfrentano, piantagione di marijuana, condannati a 2 anni, 5 persone. Ortona, opere pubbliche per 612.000 euro, ecco i lavori in programma. Per quanto riguarda le primarie di Vasto, la vittoria del cuore sul potere, centrodestra, le parole di Desiati dopo il successo. Tagliente deluso, il risultato è di tutta evidenza, anche se lo scarto è minimo. E le primarie a Lanciano, invece, D'Amico, ora si apre una nuova stagione. Pagina dedicata a Teramo, vediamo la foto della benedizione delle penne per 8.000 studenti. Tre ragazzi hanno alzato il gomito e sono stati curati dal 118. Neanche il brutto tempo ha frenato il rito a San Gabriele, migliora il bilancio dei controlli per droga e alcol. E l'avvertenza canile, il comune cita lo zoo profilattico, importo contestato di 3,8 milioni, fallito l'accordo transattivo. La polemica, l'assistenza ai disabili è rimasta senza fondi. E Università Filippo Graziani, le lauree sono rock, il musicista testimonial dei corsi in scienza comunicazione. Vediamo ancora a Giulianova, Forza Italia propone ronde a pagamento e scatta la polemica. Il comitato di quartiere del Lido appoggia in toto l'iniziativa, il PD, idea esagerata, tanto più che dovrebbe pagare il comune. E Costantini, alcune persone potrebbero tornare a casa sotto scorta, città tranquilla. Giulianova, vendita della Julia Servizi, affare non sembra all'opposizione. Alba Adriatica, ancora ordinanza sui decibel, maximulta ai trasgressori. Roseto, comunali, scuola, tema caldo, l'onorevole Malpezzi del PD è stata contestata dai giovani centrodestra. Ringraziamento a Di Girolamo, l'amministrazione mette in stand-by il progetto Arena Quattro Palme. E a Martinsicuro, Vagnoni, la nomination benedetta anche dal Partito Democratico. Vediamo ora la pagina sportiva con Abruzzo Sport, il Pescara si consola con Caprari con il gol al Novara, è entrato in doppia cifra, rendimento costante e giocate d'autore, patron Sebastiani lo ha blindato. Su di lui però c'è il forte interessamento dell'Atalanta che ha mandato un emissario a visionarlo all'Adriatico. E ancora la squadra coda KO ingaggiato di Amunten, la possibile cessione a non meno di 3 milioni in lista d'attesa anche il Sassuolo e la Fiorentina. Vediamo ancora nel taglio basso le dinasti Oddo e Di Francesco, chi sale e chi scende, l'altalena di figli d'arte e genitori illustri, brilla Federico, momentaccio per Massimo invece. Vediamo l'opinione, la maledizione di gennaio e il campo non perdona. Andiamo avanti, vediamo sempre la Serie B con la Virtus Lanciano, salvezza a Lanciano, chi ci ho sempre creduto, il patron Maio si confessa, Maragliulo, ho saputo toccare le corde giuste del gruppo, sapevo quello che facevo quando ho voluto dare una scossa e continuo l'impegno in società. E Cragno di Francesco Ferrari, Marilungo, chi subentra stanno dando il top deferimento? Questa la domanda, darò battaglia totale. Vediamo adesso la Lega Pro, Teramo, Cimini piacere tra Campitelli e Vivarini, il vicepresidente e il cugino del patron, stop guerra fredda. L'Aquila invece, vediamo l'Aquila Calcio, il calendario adesso mette brividi, squadra ripiombata in zona play-out, adesso il Pisa, derby a Teramo e la Maceratese serve una scossa. Ed ora vediamo appunto derby, ascoltiamo nel servizio il giocatore del Teramo Calcio, Speranza del Teramo.
nota positiva per noi, poi per me che sono un difensore fa piacere ovviamente non prendere gol. Poi stiamo facendo fatica a farli, e un po' anche di sfortuna oggi perché comunque abbiamo preso un palo in traversa. Però come stiamo dicendo da un po' a questa parte, comunque dobbiamo dare una mano come squadra agli attaccanti, perché non sono solo loro il problema, quindi dobbiamo arrivare come squadra lì davanti per far gol. È un'annata così, e ripeto, abbiamo fatto un giro d'andata molto molto altalenante, con alti e bassi, come dicevi tu, giocavamo magari bene in casa, fuori facevamo più fatica, ma da gennaio in poi abbiamo un pochino cercato di... E penso che abbiamo fatto un po' meglio rispetto all'andata, però purtroppo è un'annata così. Noi ci mettiamo tutto per fare ogni domenica una grande partita, poi a volte ci si riesce, a volte no, a volte meno, e purtroppo questo è il calcio. Senti, a proposito di guai fuori dal campo, la Carrarese ne aveva tantissimi, ieri è stata dichiarata fallita, però in campo non si è visto. No, assolutamente, noi sapevamo che comunque è una squadra che... cura molto tatticamente le partite, quindi si è vista, è una squadra che comunque è una delle poche squadre del girone e secondo me gioca a calcio, quindi come dicevi tu non sembrava assolutamente che avessero questi problemi comunque molto grandi fuori. Andiamo avanti, vediamo il ciclismo, sorpresa belga Cepagatti, Tirreno Adriatico in Abruzzo, Arnent brucia l'iridato, Sagan e indossa la maglia azzurra di leader della corsa. A secco anche l'ex leader Stibar, caduta di gruppo a 5 km dalla fine. Oggi crono e gran finale a San Benedetto. Vediamo anche il contributo video su questo articolo. La terra d'Abruzzo porta bene a Greg Van Avermaet, il belga della BMC vince in volata. Secondo ed il polacco del team Sky Mikel Kwiatkowski terzo, e soffia così la maglia azzurra di leader della Tirreno Adriatico al ceco Zdeněk Stybar della Etics Quickstep. Il primo italiano è stato Sascha Modolo della Lampre, giunto settimo. È stato questo l'epilogo del penultimo atto della Corsa dei Due Mari, che questo martedì vivrà l'ultimo e decisivo atto con la settima tappa alla cronometro di San Benedetto del Tronto di 10 km, la quale darà il volto definitivo alla classifica generale, che Van Avermaet guida con 7 secondi di vantaggio su Stybar e 8 su Sagan. La Castel Raimondo Cepagatti di 210 km è stata dunque l'ultima tappa in linea, l'unica che ha attraversato l'Abruzzo. I corridori sono arrivati dalle Marche percorrendo la Statale 16 e hanno attraversato tutti i comuni del litorale da Martinsicuro a Montesilvano per poi dirigersi a Cappelle sul Tavo, Spoltore e infine Cepagatti. Queste le parole del vincitore e leader della corsa. Non è mai facile vincere la Tirreno, di conseguenza sono molto contento del risultato odierno, è stata una tappa molto impegnativa e sono quindi molto soddisfatto. Per quanto riguarda domani darò tutto per tenere la maglia azzurra, sono molto motivato per la crono anche se non sarà facile. L'appuntamento con Mattino 6 termina qui, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.